Salve a tutti gli amici di Tech Different, ben ritrovati con un nuovo podcast che vi propone alcune delle notizie più interessanti che trovate sul nostro sito, nonché sul nostro canale YouTube, a cui vi invito ad iscrivervi per restare sempre aggiornati. Partiamo subito con le recensioni. La prima recensione che vi propongo è quella dello smart plug di Link, che permette di ampliare la copertura wifi wireless della vostra abitazione e potenziare anche il segnale qualora in alcune camere risulti debole. Poi abbiamo recensito due accessori di FreshErable, ovvero una power bank da 9000 mAh che consente di ricaricare contemporaneamente due dispositivi, power bank che è stata presentata proprio qualche mese fa dall'azienda olandese. Sempre da FreshErable abbiamo ricevuto in test anche uno speaker wireless, ovvero il Rockbox Chunk Fabric Edition, edizione in tessuto. Davvero molto, molto interessante come accessorio, sia come qualità audio che come rifiniture che, come vi ho detto, sono in tessuto. Quindi andate a vedere la nostra recensione in merito, anche per quanto riguarda i prezzi, ovviamente. Vi abbiamo recensito anche un altro interessantissimo accessorio di Aukey, in questo caso, ovvero un hub USB di 3.0 in alluminio. Con questo hub possiamo connettere fino a 4 periferiche esterne, smartphone, tablet, quello che vogliamo, tramite gli ingressi USB di 3.0, che permettono dunque una trasmissione dati ad elevata velocità e quindi molto performante. Questo hub è completamente fatto in alluminio, quindi è davvero elegante e si connette tramite un cavo compreso nella confezione, maschio-maschio, ovviamente, USB per connetterlo ai nostri PC o notebook. Poi, per quanto riguarda le recensioni, abbiamo finito, passiamo a due guide, una per OnePlus X su come entrare nel recovery mode ed effettuare l'hard reset, e una per il Wiko Fever su come entrare in Factory Mode e anche qui ovviamente per effettuare l'hard reset. L'hard reset, ve lo ricordo, non è altro che un ulteriore passaggio tramite, diciamo, per chi non lo sapesse, comandi fra virgolette DOS degli smartphone, che permette una pulizia più profonda, una cancellazione dei dati più sicura, diciamo, qualora volessimo vendere il dispositivo o mandarlo in assistenza per non far vedere i nostri dati personali, logicamente. Poi abbiamo parlato anche di Opera Browser, che nella sua ultima beta ha integrato un VPN gratuito, ovvero una navigazione privata. Quindi teniamo d'occhio anche questo browser, perché ci permette di stare al sicuro da eventuali virus, malware, spyware che ci spiano, appunto, se vogliamo navigare completamente al sicuro. Poi abbiamo ovviamente pubblicato la notizia dei nuovi MacBook che Apple ha presentato. Più che nuovi MacBook, sono degli aggiornamenti dei MacBook già esistenti. Stiamo parlando del MacBook soprattutto da 12 pollici che abbiamo acquistato e ci è arrivato proprio da pochissimo, e vi proporremo a breve l'unboxing, ovviamente nella settimana a venire, le nostre prime impressioni e successivamente e logicamente, gioco di parole, anche la recensione completa. Bene, vi ringrazio per la cortese attenzione, vi auguro un buon weekend a tutti, un saluto e alla prossima. Ciao!